Allora ciao di nuovo qui dal magico paese di Natale, Vincenzo qui a Govone. Sono rimasto abbagliato, non solo dal sole, ma anche da una cosa straordinaria che ho trovato. Allora mi sono messo gli occhiali, adesso me li tolgo perché capisco che... E allora ragazzi, guardate che cosa ho trovato. Allora, Stefano. Ciao ragazzi. Stefano, vieni qui. Allora, presente. Raccontami, vieni qui, raccontami di queste meraviglie. Che allora, da presepe. Sono 9 anni che lavoriamo con la stessa famiglia di Napoli, precisamente a Castellabate, il paese dove hanno fatto il film di Visio. Ah, ho capito. Sono 4 generazioni di famiglia che fanno soltanto presepi loro. C'è cioè quella di benvenuti al sud, esatto. Ecco. La cosa particolare è che è stato bello, una volta siamo andati giù a vedere che lavoravano, c'era la mamma che lavorava ancora a mano, la mamma, la nonna penso. Cioè, ma anche tutta l'elettronica, le lampadine. Tutta le... questa parte qua, tutta la parte paesaggistica è stata fatta tutto quanto interamente a mano. Alessandro, vieni, guarda l'acqua, meraviglioso, cioè una cosa fa già solo da solo, fa già presepe. Una cosa meravigliosa. Questi sono i presepi in modalità pigrizia, quelli già fatti. Perché? Già fatto, metto un personaggio, ho già fatto presepe. È finito, ecco, cioè poi tu lì nella metti Gesù Bambino, hai fatto tutto. Sono veramente meravigliosi. Da quanti anni mi hai detto? Noi sono 9 anni e siamo qui ai mercatini di Govone e sono 10 anni che lavoriamo con questa azienda. Ecco, e l'azienda con la quale vuoi dirmi? No, non puoi dirla, niente, va bene. Però siete voi che eseguite i lavori e via, per voi. Stefano, rimango estasiato da questa meraviglia e ti ringrazio, alla prossima. Buone feste, auguri. Grazie. Allora, continuiamo, andiamo a cercare altre situazioni, altri prodotti. Il produttore, qualcuno no, ma noi andiamo avanti lo stesso. Si trova di tutto, tutto per i regali, ma anche non solo per i regali. Prodotti di carne, prodotti di lana, prodotti che... Vediamo la accensione. Bene. Oh, allora ci racconti, qua per i mercatini di Natale siamo in diretta, ormai con i telefonini facciamo qualunque cosa, una volta si avevano le telecamere, adesso basta questo per spedirvi ovunque nel mondo, in diretta peraltro, quindi in questo momento più che spedire, ricevere. Allora riceviamo, ma adesso vogliamo ricevere noi delle informazioni, raccontateci di queste meraviglie, di questi alberi da alberi da mettere sull'albero, presumo, ecco, o da appoggiare. Mi racconti, li fate voi, sì, cosa, ecco, mi dica qualcosa. Sono fatti completamente a mano dalla struttura, poi sono rivestiti con la lana e addobbati, ce n'è per tutti i gusti, più classico, moderno. Ecco, lei da dove viene? San Damiano, guarda, vicinissimi, siamo nella Govonia, anche ecco. se siamo ad Asti, ma rimaniamo nella Govonia, sì. La Govonia astigiana, definiamola così, ecco, perfetto. Bellissimo. Bellissimi, allora grazie. Prego. E noi grazie, continuiamo il nostro viaggio. Arrivo. Alla ricerca. Buongiorno. Grazie. Ecco, tra l'altro Vincenzo, abbiamo 170 persone che ci stanno guardando in questo momento. È una meraviglia. Salutiamo tutti. Assolutamente. Allora, andiamo, io questa persona la conosco, la marca, la Gallup, direi che è una marca storica. Non ho bisogno di presentazione. Fabrizio, che cosa mi puoi dire? Chiede a me, perché sei che sono qua. Di sostituzione. Ma non devi dirmelo che sei in diretta, tu devi essere quello che di fronte... Il bello della diretta. Il bello della diretta. Allora, l'improvvisazione. Devi improvvisare, ma non puoi improvvisare di fronte a un prodotto sicuramente che eccelle, del Pinerolese, e quindi insomma... Possiamo anche non dire nulla perché... No, possiamo dire quello che abbiamo a disposizione. Allora, diciamo quello che abbiamo a disposizione per chi verrà qui a Govone. Dimmi cosa trova. Cosa può trovare? Il gettonatissimo panettone amarena cioccolato. Che nel periodo... Ovviamente, più goloso. Poi abbiamo quello con i marron glacé, il panettone classico candite uvetta e il pandoro classico. Idea regalo, la cappelliera.
col panettone piccolino. Meraviglia. Classico. Perfetto. Direi che per chi ci sta guardando ci sono un sacco di cose, anche della Galoop, del magico paese di Natale. Fabrizio, grazie. Ci mancherebbe. Grazie. Buona passeggiata. Noi proseguiamo. Allora, ce n'è per tutti i gusti, per i vostri regali, per la vostra pancia. Facciamo vedere il contesto in cui si sviluppa questo. Possiamo anche vedere quello che oggi, in una giornata meravigliosa, sì, possiamo vedere da, un po' di natura. Da questo govone oggi, meraviglioso, con un tempo che non sembra neanche di essere a novembre. Siamo lungo le mura del castello. Assolutamente. E sotto. Sopra le mura e sopra sotto il castello. Sopra le mura e sotto il castello. Uno scioglilingua. Esatto. Guarda questo colpo d'occhio. Guardate questo colpo d'occhio così. Bellissimo. Meraviglioso. Sotto un sole magnifico, un sacco di gente. Signora, mi dica, ma tutti questi profumi, mi racconti del suo prodotto, è in diretta per i mercatini di Natale, per cui attenta a quello che dice. Io sento profumo di bomboloni. Io sento profumi qui, sento di lavanda, sono vostri, prodotti vostri. No, la lavanda non è. No, questi prodotti che... Sì, certo, questo è creato da me. Ecco, quindi è un produttore, esecutore del... Benissimo, lei è la signora? Per te Silvia. Oh, la signora Silvia, vedete, mi stanno seguendo, per cui ormai è meraviglioso col telefonino, una volta si arrivava con le telecamere, invece adesso vede che noi vi mandiamo i mercatini di Natale. Pagina Facebook dedicata ai mercatini di Natale. Perfetto, grazie, arrivederci. Ecco, noi siamo anche un po' costretti ogni tanto a soffermarci, ma anche a saltare qualcuno, ma vi facciamo vedere tutti i prodotti che ci sono presenti, vedete anche tessuti, la signora, ma possiamo chiedere la signora, la chiediamo, oh, eccolo qui, buongiorno, allora quest'oggi per i mercatini di Natale. Sappia che in diretta, quindi tutto quello che lei dirà potrà essere usato contro di me. Allora, mi racconti del vostro prodotto, mi dica cosa dobbiamo dire a chi ci sta in questo momento vedendo e ascoltando, interessato ai mercatini. Porta torte, ad esempio. Mercatini di Natale, signora. Sono tutte cose. Una pagina Facebook dedicata ai mercatini di Natale, quindi a livello nazionale. Benissimo. Presentiamo anche il mercatino di Natale qui a Govone. Anzi, siamo media partner del vostro mercatino. Vai te allora, che lei tutta mercatino. La mia interessa, io non so gli altri, ma io le cose le faccio a mano, ecco, e lo dimostro. Ecco. Ago, filo e un po' di fantasia, e per cui personalizzo tutte le cose che ci sono in questo, benissimo, in questa casetta. E lei praticamente realizza un po' tutti... Sì, ricami a mano e anche assemblaggio sul momento di cose naturali. Ok, perfetto. Va bene? Molto bene. Grazie. Porta pane, porta torte, ho visto. C'è un po' di tutto. Bavaglini per bambini. Voglio trovarvi in giro, eh? Sì, no, lo vedrà online. Benissimo. Anzi, è già online. Ah, sono in diretta. Eh sì. Benissimo, fate pubblicità. Sì. Quella giornata qua è splendida. È meravigliosa da aprirla. E dove va? Perfetto, quindi la signora ci ha detto che fa tutto a mano, ago, filo, sì, cose bellissime anche per bambini. Quindi continuiamo col discorso della produzione, sì, sì, propria. Esatto. Benissimo, grazie signora, grazie mille. Mi sembra un po' il filo conduttore di questo mercatino.
Qui abbiamo molto più abbigliamento, vestiario di alta qualità, devo dire. Vogliamo tornare, abbiamo visto prodotti fino adesso di vestiario, torniamo a dei prodotti d'eccellenza e adesso per i mercatini di Natale, prima di assaggiare, mi deve raccontare che cos'è che mi vorrebbe far assaggiare. Con il mandarino. Con l'aggiunta di frutta. Lei è un produttore, tutto suo. Ed è tutto confezionato da lui. Mandarino. Come potete vedere, piccoli particolari. Questi sei gusti qua che potete guardare. Quelli, i gusti, l'ampia gamma di gusti. Un assaggio, signore. Ecco. E poi anche invece certo, e delle possibilità anche di regalo molto carino per il vostro Natale, quindi se li volete venite qui a Govone e ve li potete acquistare. La ditta è del signor Lombardi di Faenza. Per chi ci sta guardando ricordiamo che Govone si trova in Piemonte e quindi, ma noi facciamo il nomadismo, abbiamo le armi anche in Piemonte. Perfetto, la ringrazio infinitamente, arrivederla e buona giornata e buone vendite. Noi continuiamo il nostro viaggio e vediamo un po' quello che troviamo, molte cose ve le facciamo vedere. Su alcuni prodotti ci soffermiamo, non perché li pensiamo più interessanti, ma è perché se dovessimo fermarci 100 posti, 100 bancarelle. Comunicazione, è stato smarrito lo zainetto UPS viola e verde da bambino, dimenticato alla casetta Baratti. Ai proprietari rivolgersi lì, grazie. Abbiamo spedito un'informazione in tutta Italia. Quindi, se lo trovate lo zainetto fatecelo sapere. Sì. Signora fa fischietti in ceramica e terra. Allora, signora. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi racconti, ma queste cose le fa lei? Le fa mio marito, io le coloro. Ah, quindi insomma. Sì. Guardate che meraviglia. Sì. Guardate. Preferisce la confezione. Continuiamo con le produzioni proprie, di solito si usa la produzione propria soprattutto nella. Questa grandezza qua per esempio fa il gufo a tre note. Col cupolo. Ah, che meraviglia! E lei è di dove? Padova. Di Padova, e vediamo, insistiamo, cioè sulla lontananza, sempre Govone, Piemonte, invece abbiamo perché ho mio produttori. Figlio che abita qua in Piemonte, quello nella casetta qui a fianco, mio figlio, okay. E quindi siamo un po' di casa in Piemonte. Ecco. Beh, meno male, grazie. Benissimo. Signora. Grazie signora, buona giornata. Ecco, c'è un'idea, i taglieri, i gufi, si trovano delle cose incredibili. Qualunque cosa buona per poter fare un regalo per Natale, originali direi. Qui abbiamo i gufi più grandi del mondo, che sono diventati delle lampade. Abbiamo fatto il gufo lampada, il gatto lampada. Buongiorno signora. Buongiorno signora. Allora lei è in diretta per i mercatini di Natale. Allora ci racconti i suoi prodotti, questi magnifici regali che si possono fare per Natale. Li fa lei. Tutto quello che vedi lo faccio io, sia il legno che la ceramica. Lei è di? Trento. Di Trento? No, ne abbiamo uno di vicino, benissimo. Vicinissimo. No, abbiamo Faenza, Padova, Trento. Abbiamo... Oh, avete scelto il nostro mercatino piuttosto che quello di Trento. Oh, là, no, senza fare perché. La motivazione c'è. Perfetto. Benissimo. Lei si chiama? Sara. La signora Sara, potete vedere i suoi prodotti qui a Govone da Trento. Grazie. Grazie mille a voi. Arrivederci.
come vedete in questa seconda puntata, diciamo, qui da Govone, i prodotti che si susseguono sono sempre più belli, originali, prodotti unici, direi che sono singolari e peraltro prodotti tutti diversi, è vero? Allora la signora per i mercatini di Natale in diretta, attenta a quello che dice. Buongiorno signora, signora? Gill, lei da dove viene? Sono astigiana. Ah, ma questi prodotti sono fatti esclusivamente a mano. E sono di qui, siamo di zona, no? Perché fino adesso abbiamo avuto molti produttori che vengono più da lontano, ritorniamo un po' più nella vicinanza. Questi prodotti li fate voi? Assolutamente sì, esclusivamente. Beh, ma è un bellissimo hobby, quindi ogni pezzo è unico. Unico per un Natale speciale per chi verrà da voi qui a Govone ad acquistare i vostri prodotti. Signora Gill, grazie e buon Natale. Grazie. Arrivederci. Oh, è qui il colore viola. Il colore viola domina. Oh, stamattina avevamo detto che saremmo venuti qui e ci siamo venuti. Oh, molto 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 bene. Allora, mi racconti, lei è il signor? Io sono Saietti Alessandro. Alessandro. Allora Alessandro, c'è del tu per i mercatini di Natale. Sì. Siamo in diretta, ci stanno vedendo un sacco di persone, ormai con questa tecnologia vi spariamo nell'etere in un secondo. Mi racconti del suo prodotto? Innanzitutto veniamo dal Lago di Garda. Lago di Garda. Zona Desenzano, si dice, come zona, nel Bresciano. Lì abbiamo le nostre coltivazioni di lavanda che vengono coltivate tutte all'aperto e da lì facciamo l'olio, estraiamo l'olio essenziale, che è la base di tutti i nostri prodotti. L'olio essenziale è un ottimo rilassante naturale, aiuta molto in caso di problemi di ansia, stress, ha molte altre proprietà antinfiammatorie. Da lì partono tutti i nostri prodotti. Quindi è inutile dire che non sia un prodotto biologico. Biologico. Più biologico di così si muore. Sì. Perfetto. E poi partono tutte le profumazioni varie, sia per gli ambienti, sia per il corpo, creme. Sempre biologico al 100%. Perfetto. E allora da Govone noi continuiamo ancora ad aggiungere? Ottima idea regalo. Assolutamente, ma noi ci stiamo soffermando proprio per sull'originalità, ma devo dire che in tutti i casi stiamo trovando prodotti molto originali. Questo si fa notare, si fa notare per il profumo e per il colore. Buon Natale, grazie. Possiamo continuare a vedere anche come ha arredato la zona. L'immancabile cappello. C'è proprio di tutto, eh? Non c'è nulla di troppo, c'è tutto giusto. Quando arriviamo sul finire non possiamo che trovare l'immancabile farinata. Tantì produce una farinata. La farina produce direttamente una farina particolare, molto buona, biologica, la conosciamo perché Tantì è di Nizza Monferrato e quindi è un prodotto che si trova, nonostante tutto, si trova molto spesso nei supermercati, ovunque. Ed è un prodotto molto valido e molto buono. Vedo dei forni con fuochi. Sono accesi, sono in produzione. Delle volte la temperatura, le cose. Ecco la farinata. C'è la luce contro. Prego. Allora. Sì.
C'è solo il conto. Bene. Benissimo. Allora, cosa facciamo? Cosa vi possiamo dire? Allora. Abbiamo fatto la seconda puntata di tutti i mercatini, di tutto il mercatino. Abbiamo abbiamo saltato qualcuno, ma perché sono talmente tanti. Quindi venite a Govone, non ve ne pentirete. Buon Natale, arrivederci, ciao. Ciao a tutti con questa farinata, per adesso vi salutiamo. Adesso tra l'altro vi comunichiamo che a breve ci sarà una diretta anche da un altro mercatino, quello di Rango, che se vi piace vedere avrete modo di vedere in diretta. E stasera ancora qui da Govone vedremo invece i fuochi d'artificio. Ciao a tutti, buon pomeriggio.